Bloccare i lavori della TAV oggi significherebbe arrecare un danno enorme all'economia italiana. Dopo aver visitato i cantieri della TAV e visto che è opera infrastrutturale di grande importanza, sta realizzando il lavoro dell'uomo, stanno realizzando centinaia di operai con i quali io mi sono congratulato, trasformare un progetto in una grande opera che permetterà di ridurre le emissioni di CO2, quindi difendere l'ambiente, di aumentare gli scambi commerciali, di aiutare le imprese, di aiutare il turismo, perché si ridurrà di circa 2 ore un viaggio che oggi ne fa impiegare 4. Quindi non possiamo bloccare il progresso per il capriccio di qualcuno, perché si deve fare campagna elettorale o per assecondare i capricci di Black Bloc e organizzazioni d'estrema sinistra notab. Questo è inaccettabile, il progresso deve andare avanti, l'industria deve andare avanti la lotta contro le emissioni di CO2 e deve anche andare avanti la lotta per la sicurezza stradale. 2 giorni fa c'è stato un tremendo incidente a Bologna che ha dimostrato quanto il trasporto su gomma stia ingolfando le nostre autostrade. Per questo bisogna rinforzare il trasporto su ferro per garantire maggior sicurezza a tutti coloro che autorizzano le autostrade italiane. Thank you.
tratta di un'opera che tende a favorire la crescita, a risparmiare energia ed ambiente, quindi direi la modernità e il futuro. Sarebbe una scelta scellerata da parte dell'Italia, che ripeto farebbe arretrare di parecchio il nostro paese, lo terrebbe isolato. I vantaggi sono inequivocabili anche dal punto di vista ambientale. Ripeto, ridurre il trasporto su gomma in questa parte d'Europa, dove transitano 4 milioni di camion, Francia-Italia, Italia-Francia, significa attraverso il trasporto su ferro ridurre del 20% le emissioni di CO2, ridurre i rischi. Ripeto, guardiamo cosa è successo a Bologna l'altro giorno, a causa di una presenza eccessiva di tir e di camion. Le nostre strade ormai sono intasate, bisogna avere infrastrutture più moderne e più competitive. Buongiorno a tutti.